Virus cinese. È allarme internazionale, sembra escluso il caso della donna barese tornata dalla Cina. Virus cinese. Il direttore generale dell'OMS. Tedros Adhanom ha escluso che ci sia qualche trasmissione del virus da uomo a uomo fuori dalla Cina nelle ultime ore. Il governo cinese ha confermato il bilancio di 25 morti da coronavirus, incrementando il numero dei casi accertati a 830. Già ieri si era parlato di 616 contagi e 25 decessi da virus cinese e la Commissione Sanitaria Nazionale ha aggiunto che i casi sospetti al momento all'esame sono 1072 in Cina, come riferito dal quotidiano di Hong Kong South China. Morning Post, quasi la metà delle 17 persone decedute a causa del virus cinese diffusosi nella città cinese di Wuhan. Aveva più di 80 anni, con problemi di salute già esistenti. Infatti, almeno 9 vittime erano in cura per patologie come cirrosi epatica, malattie cardiocircolatorie, diabete, ipertensione arteriosa e morbo di Parkinson. In dettaglio, 8 delle vittime avevano più di 80 anni, e 2 più di 70, 5 erano 60enni e 2 50enni. La maggior parte degli uomini e delle donne contagiate da virus cinese provenivano dalla provincia dell'Hubei, nella Cina centrale. Virus cinese. Si esclude il caso della donna barese tornata dalla Cina. Sembra essere stato escluso il caso della donna barese proveniente dalla Cina, che era stata ricoverata nel policlinico di Bari per un caso sospetto. La donna, una cantante di ritorno da un tour in Oriente, è comunque in buone condizioni generali. Dalla notte tra il 22 e il 23 gennaio è ricoverata nel reparto di malattie infettive del policlinico di Bari in isolamento, ma i sanitari avrebbero escluso il contagio dal virus cinese. Nel mentre ci sarebbe una nuova vittima fuori dall'area designata come epicentro. Si tratta di una provincia al confine con la Russia a 1800 km da Wuhan.